Benvenuti cari amici del canale Grande Risveglio all'ascolto di questo nuovo meraviglioso messaggio di Monique Mathieu. Il messaggio verte su i seguenti punti principali: smettere di essere sempre nell'attesa e invece vivere pienamente e gioire di ogni momento che ci è dato, avendo la consapevolezza che siamo stati preparati a compiere la nostra missione e che ci aspetta un meraviglioso futuro. Buon ascolto. Ciascuno è pronto a compiere la propria missione, di Monique Mathieu. 1 giugno 2024. Figli della terra, fratelli delle stelle, è sempre con immenso piacere che torniamo da voi. Iniziamo dicendovi questo. Molti esseri umani in tutto il pianeta stanno aspettando il momento dei grandi cambiamenti. Noi questo lo possiamo comprendere e di certo lo comprendiamo perché vediamo quello che succede sul vostro mondo. Vediamo quanto grande sia la sofferenza e la violenza e vediamo quanti esseri umani hanno perso il senso della realtà. Tutti coloro che si sono aperti ad una nuova coscienza non sono più in accordo, non sono più in sintonia con il mondo della materia. E questo li rende molto impazienti di voltare pagina, di andare in quel mondo che stanno aspettando così tanto, un mondo in cui potranno finalmente non solo essere felici, ma a svilupparsi completamente a livello spirituale. Vi abbiamo detto molte cose riguardo a questo nuovo mondo. Lo sbaglio che potremmo aver commesso, ma pensiamo che non sia uno sbaglio, è di aver indicato un periodo di tempo troppo ravvicinato. Tuttavia, troppo ravvicinato non significa nulla, perché in realtà, sia che questo nuovo mondo possa essere a portata di mano, sia che si debba compiere qualche passo o che sia necessario aspettare un po' di più, non dipende da noi. Ve l'abbiamo già detto, dipende da voi, dai vostri comportamenti, dai vostri modi di pensare, dalla fiducia che avete in voi stessi e nella vita. Vogliamo dirvi questo. Aspettando che le grandi porte si aprano su questo nuovo mondo, vi chiediamo solo di vivere, di amare la vita, di riunirvi tra di voi, come state già facendo, ma senza rimanere sempre nell'attesa, perché il fatto di essere costantemente in attesa di questo nuovo mondo non vi permetterà di accedervi più rapidamente. Al contrario, questa attesa potrebbe frenare la vostra evoluzione. Sono le esperienze che fanno crescere gli esseri umani e tutto ciò che vivete fa parte delle esperienze. Mi dicono inoltre: tutti coloro che ci seguono, che seguono l'insegnamento e che talvolta si trovano molto, molto lontani da questo luogo, hanno scelto questo periodo per completare il loro ciclo di incarnazione in terza dimensione. Se hanno scelto questo periodo non si tratta di una punizione, è solo che la loro anima ha scelto questa fine dei tempi per poter sperimentare ancora di più in un mondo che gira al contrario. Pertanto bisogna restare saldi. Comprendere, analizzare, amare e rimanere liberi. Questa fine dei tempi è una soglia considerevole per la vostra realizzazione, affinché possiate crescere spiritualmente, affinché possiate acquisire molte altre abilità che per il momento sono dormienti in voi. Avete scelto il mondo in cui vivete. Avete scelto i vantaggi e gli svantaggi di questa incarnazione, in questa fine dei tempi, ma ancora una volta questa fine dei tempi potrebbe accadere domani, tra 8 giorni o tra un anno,
Quindi nel frattempo vivete, divertitevi, riunitevi, siate felici e gioiosi. Aspettare con tristezza e infelicità non anticiperà il momento che state aspettando così tanto, al contrario. Tutto questo vi farà perdere molto tempo, tempo in cui potreste sperimentare ancora di più, in cui potreste aprirvi, in cui potreste percepire. Diciamo che il periodo nel quale vivete è assolutamente straordinario. Vi state rendendo conto che in questo periodo molti mondi, in un certo modo, coabitano. Diciamo molti mondi, ma più esattamente ci riferiamo a svariati modi di pensare, di vivere e di amare. La popolazione distribuita sul vostro pianeta è molto diversa da una persona all'altra, da un paese all'altro. Voi avete una ricchezza spirituale e intellettuale, una ricchezza nell'analisi di comportamenti e di comprensioni, ma per approfittare di questa ricchezza spirituale è necessario che vi apriate e che rivendichiate la vostra libertà. Molti di voi hanno rivendicato la loro libertà, non si sono lasciati travolgere dalla paura volutamente diffusa qualche anno fa. Parleremo ancora di questo, perché quei momenti sono stati straordinari per le prese di coscienza, straordinari per l'umanità, affinché potesse decidere da che parte stare, vale a dire che gli esseri umani possono pronunciarsi rispetto a ciò che viene loro imposto, rispetto ai dogmi e anche rispetto alla manipolazione attraverso la paura. Siete cresciuti tutti, ma cresciuti in modo straordinario. Tuttavia non ve ne rendete conto, perché ancora una volta siete prigionieri dell'attesa. Siete prigionieri di una straordinaria speranza nel vostro futuro. Quindi vi diciamo questo. Il meraviglioso futuro che state aspettando arriverà. Questa è una certezza assoluta. Ma ripetiamo ancora che esiste uno spazio tra ciò che siete in questo momento, la vostra evoluzione e il momento in cui le grandi porte si apriranno sul vostro futuro, sul nuovo modo di essere, di concepire, di amare e semplicemente di vivere. L'umanità attuale è in grande sofferenza, ma sappiate che tutti i popoli, sia i popoli in guerra o le persone che vengono uccise a causa delle guerre, hanno scelto queste esperienze. Per quanto difficili possano essere, e lo capiamo ancora di più, perché noi vediamo ciò che voi non vedete, noi leggiamo nel cuore degli uomini, a volte comprendiamo la ribellione degli esseri che iniziano ad avere un'altra coscienza. Essi pensano, perché far subire così tante atrocità ai popoli, agli esseri umani? Ricordate che per avanzare verso la luce, talvolta, bisogna camminare nell'ombra, nelle tenebre. Coloro che avranno compreso, attraverso queste esperienze così difficili, con le guerre, con la distruzione per volere di alcuni, e che si saranno orientati molto di più verso l'amore, verso la comprensione, verso l'elevazione, saranno cresciuti moltissimo. Questo non significa che non si debba avere compassione per chi soffre. È evidente che bisogna avere compassione, ma dovete anche comprendere che ogni individuo e ogni popolo ha scelto il proprio destino. Tutto questo non è ancora del tutto acquisito nella coscienza umana, perché tutto ciò che accade sul vostro mondo agisce fondamentalmente sulle vostre emozioni. E quando si agisce con troppa emotività, non si riesce ad avere la giusta misura degli eventi e per questo non si riesce ad analizzare correttamente ciò che accade. Coloro che manipolano gli esseri umani sanno quanto gli esseri umani siano fragili a causa delle loro emozioni. Vi diciamo anche questo. Abbiate sempre più fiducia, ma soprattutto vivete. Cercate di integrare nella vostra vita molta più fiducia, molta più gioia. Dialogate molto di più fra di voi, perché il dialogo, la gioia e anche la serenità,
ma soprattutto l'amore, vi permettono e vi danno la forza di attraversare certe esperienze che per alcuni sono assolutamente terribili, mentre per altri sono vissute con molta più leggerezza e comprensione. Quando parliamo di queste esperienze, ci riferiamo a quanto è accaduto per 2 anni in tutto il mondo. Non parliamo necessariamente delle esperienze di coloro che hanno perso la vita, ma ancora una volta, perdere la vita non significa nulla. Perdere la vita in quanto essere umano significa guadagnarla come essere e, perché no, come essere di luce. Voi siete esseri effimeri e nonostante sappiate di essere qui di passaggio, vi aggrappate disperatamente alla vita. Bisogna amare la vita, come abbiamo appena detto, ma dovete integrare questa vostra condizione effimera. Il fatto che una vita non è nulla rispetto all'eternità, anche rispetto alla vita che potete vivere al di fuori del vostro corpo fisico. Potete vivere migliaia di anni in quello che chiamate astrale o anche su altri mondi. Vi diciamo che il tempo di un'esistenza in questo piccolo mondo è il più breve tempo vissuto nelle incarnazioni su migliaia, se non centinaia di migliaia di mondi, di pianeti, poiché attualmente le difficoltà sono talmente enormi nella vostra vita attuale che far durare troppo a lungo l'incarnazione terrestre sarebbe dannoso per l'anima. Così a volte ci fa sorridere il fatto di vedere o percepire una determinazione nel voler vivere centinaia o addirittura migliaia di anni su questo piccolo pianeta. Chi non è consapevole del fatto che la vita è eterna, la vuole o la vorrebbe rendere quasi eterna su questo mondo, con certe manipolazioni, con certe tecnologie, e per questo ancora una volta diciamo: attenzione, pericolo. Abbiamo detto tutto ciò che dovevamo dirvi, ma continueremo a ripetervi. Vivete. Non preoccupatevi del domani. Vivete intensamente il presente e vivete intensamente ogni giorno che si presenta a voi. Ovviamente tutte le persone che diventano sempre più sensibili saranno scosse dalle considerevoli energie che inondano il vostro pianeta Terra e da un insegnamento che potranno ricevere durante il sonno o durante le loro meditazioni. Alcuni esseri umani, quelli molto sensibili, saranno anch'essi scossi nelle loro emozioni, con una sensazione di qualcosa che sta arrivando, ma che non riescono a definire, cioè con la sensazione di qualcosa di molto importante che si sta preparando sul vostro mondo, ma che non sono ancora in grado di definire correttamente. Anche questo potrà essere difficile. Mi mostrano l'umanità intrappolata in un vortice. Questo vortice è evolutivo, perché sale sempre e va sempre più in alto, e questo permette anche agli esseri intrappolati in questo vortice evolutivo di andare sempre più in alto. Quindi, figli della Terra, fratelli della Terra, come abbiamo detto al nostro canale, fidatevi. Avete molte più capacità di quanto pensiate. Siete stati preparati per la vostra missione. Una di queste missioni sarà di aver cura degli altri, di dar loro attenzioni, amore, gioia. Ognuno ha la propria missione. Non vi sono piccole missioni o grandi missioni. C'è solamente il programma che ciascuno di voi ha scelto per venire in questa incarnazione, allo scopo di aiutare la moltitudine. Quando diciamo aiutare la moltitudine, dovete capire che ognuno di voi, durante una meditazione oppure durante una discussione gioiosa, eccetera, può generare una vibrazione molto importante che potrà aiutare l'umanità a liberarsi. Qui siete un certo numero di persone, ma in tutto il mondo vi sono persone che pregano anche attraverso le religioni e che sono convinte che Dio, Maria o Gesù potranno aiutare il mondo.
È anche in questa convinzione che si trova il potere della preghiera, ma potete avere una convinzione profonda anche se siete, come dite voi, atei. Poiché non esiste nessun essere umano sulla terra che sia ateo. Ogni essere umano, nel momento in cui vi è una sofferenza o una certa fragilità, può essere in grado di elevarsi verso Dio Padre e Madre, o verso Gesù, Maria o Allah, poco importa, perché la vera spiritualità dorme nel più profondo di ogni essere umano che è venuto su questo mondo. Se questa spiritualità non esistesse, gli esseri umani non avrebbero più punti di riferimento e non potrebbero più sperimentare la vita per crescere a livello evolutivo. Ora, figli della terra, figli delle stelle, che siete i nostri cari fratelli, vi offriamo tutto il nostro amore, vi benediciamo e vi diciamo a presto. Voce Marina.